Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A Cento, in via della Canapa 54. Basket. Baltur Basket si rimette in carreggiata con la bella vittoria a Mantova 72-78. 131 marzo 2019 di Marco Rabboni. In una partita da dentro e fuori servivano cuore, testa e tanta volontà. Una vittoria voluta a tutti i costi. Così i parziali 17-19, 30-37, 47-51 e finale, come dicevamo, 72-78 per Baltur Basket 100. Si distingue Giovanni Gasparin, che ha portato costantemente i suoi mattoncini che ad ogni tocco diventavano lingotti. Un condensato di leadership silenziosa, una presenza in tutto il campo e durante tutta la partita. Il gas di oggi merita un monumento accanto al Guercino, e non di certo per fargli ombra. Gettando il cuore oltre l'ostacolo, ha ridato luce a Cento e al suo simbolo, con una partita straordinaria per efficacia, intensità, lucidità. Andando oltre le parole, i numeri: 29 di valutazione, 16 punti, 6 rimbalzi, 5 assist, 4 recuperate e 4/4 da 3 punti. Un gigante, insomma, grande Giovanni Gasparin. In una giornata come questa la menzione speciale sarebbe da dedicare a tutti, ma questa vittoria va dedicata all'instancabile pubblico biancorosso, accorso ancora una volta numeroso, che nonostante tutto non ha mai smesso di crederci. Davvero fantastici. Sentiamo i commenti in sala stampa di Capitan Michele Benfatto e Tisawa Taylor. Ciao ciao amici, ai prossimi appuntamenti con il Basket e Baltur Basket 100. Ciao ciao. Sapevamo che mancavano 4 partite fondamentali per la salvezza per noi. Ci siamo preparati tantissimo, da 2-3 mesi che lavoriamo veramente bene. Questo è il primo premio. Ovviamente sappiamo che non basta e adesso dobbiamo vincere assolutamente anche le prossime. Però intanto ci godiamo questa vittoria che ci voleva dopo tanto tempo e da dopodomani testa di nuovo al lavoro. Dici un po' la sensazione che hai avuto alla fine quando si è arrivata la vittoria, wow. Perché 2 mesi e mezzo senza vittorie, ma quando non vinci da tanto ti senti veramente un peso dentro. Diciamo che un po' quel peso ti scende per qualche minuto. Ti dico, quanto lavoriamo, sicuramente i risultati dovrebbero essere maggiori per quanto lavoriamo. Quest'anno è andata così, ovviamente adesso noi, come ho già detto, ci godiamo questa vittoria, che siamo tolti un po' la scimmia dopo 9 partite e testa a Iesi. Ci sono altre domande? Sì, ti chiedo solo un'ultima cosa. Iesi ha vinto a Ivrea, sì. Lo sapete? Vabbè, no, intanto noi abbiamo comunque la classifica, siamo pari con la Bakery. Loro hanno il vantaggio ovviamente dei punti, però comunque sta sempre a noi. Se noi vinciamo la prossima, più di 9 punti, perché a Iesi abbiamo perso di 9 punti, la situazione diventa ben diversa.
Oggi si respira. Oggi sì, ma veniamo da un anno in cui adesso tutti diranno alibi, quello che volete, ma è stato un anno assurdo, cioè delle cose allucinanti. Abbiamo stravolto la squadra, siamo praticamente con due americani da quanto? Tre partite? Abbiamo fatto le prime sei con due americani, poi James si è rotto. Vabbè, non voglio parlare del passato, comunque abbiamo avuto tantissime difficoltà. Adesso finalmente stiamo trovando un po' un sistema di squadra, anche se è molto tardi. Non è ancora tardissimo, questa vittoria ci aiuta soprattutto a respirare. Dai. Taylor, can you describe the last shot? Three point shot. It was the clock was running down and Gus tried to make a play. He passed it to me and I just shot it. It's a shot that I practice every day. And it went in. Well, David, il tempo stava scorrendo, sì, sì. La palla mi è arrivata, tempo di palleggiare, prendo e tiro, nulla di più. Cosa pensi di questa vittoria? What do you think about this victory of the team? I think it was well deserved for the team. I think we practice hard every day, and for us, it's a good feeling to win one. You know, it's a good feeling. Lavoriamo duro ogni giorno d'allenamento ci impegniamo al massimo, ed è veramente una bella sensazione tornare a vincere. Si è vista anche una partita nella partita con senza esplosione di colpi fra Taylor e Venkato. Era solo per la game between you and Venkato. Solo per la posta in palio o c'era della ruggine vecchia? There was something older between you and him, or was just a game? No, good player, very good player. Davvero un buon giocatore. Competitive, you know, and you know, it's just fun, you know. Competitivo, yeah, e sì, sapete, just... è puro divertimento quando sei dentro la partita. You show like ice in your veins, and do you think that this skill can be the secret for a safe position in the ranking? I do think so. I think this is why I come here, you know, late in the season. I think the team, they know this about me. I think my teammates trust me and believe in me. And so I just have to, you know, just do what I do. Assolutamente sì, il mio sangue freddo è il motivo per cui io sono qua, il motivo per cui io sono arrivato a fine stagione. Sento fiducia da parte dei miei compagni di squadra, ho la loro fiducia e quindi questo è quanto. Dobbiamo soltanto finire la stagione nel miglior modo possibile.